di solito si contrappongono gli studi storici agli studi teorici. Gli studi storici sono quelli che considerano il pensiero di Tommaso Aquino e di altri autori, confrontandolo con il pensiero di coloro che sono venuti prima di lui per ricostruire, diciamo, la sua biblioteca, per ricostruire filologicamente l'altra fondista della storia della filosofia, il contesto storico che è nato. Gli studi teoretici, al contrario, invece, confrontano l'autore, diciamo in questione, in questo caso Tommaso Aquino, con pensatori di lui, in particolare con filosofi contemporanei. Ora, questa conclusione è molto forte, diciamo, chiaro che ognuno prende in giro l'altra fazione, soprattutto i soci, perché coloro che interpretano Tommaso, l'autore di un modo teoretico, ovviamente sono condannati all'anacronismo, perché questo si deve confrontare un certo autore con chi è venuto dopo lui, quindi contesti che l'autore non ha potuto leggere mai. D'altra parte, gli altri accusano invece, diciamo, gli storici, di fare solo un discorso puramente così storico-filosofico, ricostruttivo, ma senza, diciamo, scoprire la portata filosofica forte, senza far reagire quel filosofo con il dibattito. Io ritengo, anche in base alla mia esperienza ormai non è così breve, sono tra l'altro passato anche da lettori come sanno i miei maestri da cui andare. E ecco, secondo me questa condizione è veramente assolutamente artificiale, perché, come cercherò di vedere anche in parte, è solo grazie agli stimoli e alle intuizioni della filosofia contemporanea, della cultura contemporanea, dove l'interprete è collocato, dentro l'interprete collocato, che si possono rivalutare, rileggere testi del passato, scoprendo il loro valore nel loro contesto storico. Okay? Prendiamo per esempio quello di cui abbiamo parlato oggi, cioè abbiamo parlato il fatto della riscoperta dell'essere come atto d'essere, Tommaso Aquino, e di Dio come essere in sussistenza. Allora io vi leggo questo. Noi crediamo che l'intuizione centrale di cui viveva l'esistenzialismo di Kierkegaard è in ultima analisi la stessa di quella che sta per la dottrina. Ci riferiamo all'intuizione del valore assolutamente originale del primato dell'atto d'essere. Questo è stato scritto da Jacques Maritain, commentando, mentre commentava, una pagina famosa, molto interessante, di Kierkegaard. Qui si vede bene che, diciamo, dentro quel contesto culturale si è sviluppato, diciamo, l'humus che poi ha permesso di scoprire, anzi di riscoprire dopo secoli di oblio, il valore dell'atto d'essere di Tommaso Aquino, che prima, come tutti sanno, la scolastica aveva. Cito un'altra cosa. L'esistenzialismo ci ha resi più consapevoli delle ricchezze dei nostri grandi dottori, specialmente del dottore comune San Tommaso Aquino. Questo era Carlo Moyet, l'introduzione agli atti della settimana di studio dell'Accademia, San Tommaso Aquino, aprile 1946. Non pensate che sia il caso di sfogliare il nostro calendario? Una volta c'era questo calendario dove si strappava ogni giorno, diciamo, il giorno passato. Non pensate che sia il caso di strappare qualche giorno e di andare avanti rispetto al 1947? Non perché ciò che è vecchio è ormai passato, ciò che è nuovo è per forza buono, ma perché nel frattempo qualcosa è passato nella filosofia contemporanea che può essere utile a riscoprire anche aspetti di Tommaso dimenticati. Ad ogni modo, andiamo avanti. Tommaso lo può dire, diciamo, secondo me questa è la vera, quello a cui abbiamo assistito. Tommaso Doppelger ha significato di fatto la riscoperta, per esempio, da parte di Etienne Gilson o da parte di Cornelio Fabbro. Vi ricordo che, come dice un biografo di Etienne Gilson, quando sentì parlare a Freiburg, si commosse fino alle lacrime, piangeva, perché era felice di scoprire un pensiero che era completamente affine a suo. Tra l'altro, come sapete, Gilson ebbe una conversione, cioè prima
all'inizio non aveva assolutamente identificato questa, diciamo, la novità del pensiero di Tommaso Pio. Poi, durante una seduta dei circoli tomistici, Jacques Maritain alluce al significato esistenziale della metafisica tomasiana e nel piano di Raissa Maritain si vede che Gilson, dopo questo intervento di suo marito, Gilson si sentì come colpito da qualcosa di assolutamente nuovo, da quel momento in poi ricominciò a rileggere, lui che è uno storico della filosofia, a rileggere Tommaso Pio e l'intera filosofia medievale dal punto di vista di questa nuova intuizione, che è la filosofia dell'essere come atto d'essere, come essere, come atto intensivo di rapporto. Bene, questi sono i testi riscoperti da Gibson, Cornelio Fabbro, eccetera. Vi faccio notare che ci sono dei puntini, scoprirete perché. Cioè, vedete, perché l'essere significa l'atto d'essere. Wow! Centinaia, se non migliaia di pagine, anche un po' di foglie, certe volte, su questa novità incredibile. Bene, ok. Ci sono i puntini, però vi ricordo, ricordate che queste frasi molto belle, che ovviamente suonavano agli studiosi inseriti in un ambiente esistenzialista, pensate Sartre, il primato dell'esistenza sull'essenza, questi passi di Tommaso dovrebbero suonare molto interessanti. E così di fatto. Come guardare proprio il cielo? Ecco, Tommaso, dopo Heidegger, ancora, ecco, le conseguenze per la concezione metafisica di Dio erano chiari, in Dio il suo stesso essere, la sua quantità, perciò il nome che si desume dall'essere, lo denomina in senso proprio. Sono tutti passi che voi tunisti e noi tunisti conosciamo. Per esempio questo famosissimo passaggio sulla ex universitas, di questa sublime verità Mosè fu ammaestrato dal Signore quando, chiedendogli egli se i figli di Israele gli domandassero qual è il suo nome, che cosa risponderò, il Signore disse: io sono colui che sono, dirà così ai figli di Israele, colui che mi ha mandato a voi, mostrando che il suo proprio nome è quello che è. Tra parentesi, Curtain ha dimostrato che Tommaso a questo punto cambiò opinione verso la fine della sua vita, diciamo, cambiato idea, e allora per letto non è nome, sostiene invece che non è neanche l'essere di nome proprio di Dio. E la trama, cioè, qualcosa che non si può dire, è molto interessante, secondo me, nell'evoluzione del pensiero di un grande, diciamo, pensatore così onesto da interrompere, perché no, in contraddizione con se stesso. Già Platone era stato considerato il massimo dell'onestà intellettuale quando scrisse il Parmenio. Bene, e questa invece è una frase di Etienne Gilson, famosa anche questa: l'esodo fonte il principio al quale la filosofia cristiana intera sarà mai sospesa. Da questo momento è inteso una volta per tutte che l'essere è il nome proprio di Dio. Non c'è un Dio, e questo Dio è l'essere. Tale la pietra angolare di tutta la filosofia cristiana, e fu posta non da Platone, neppure da Aristotele, ma da Mosè. Quindi coloro che non hanno, diciamo, avuto la possibilità di accedere alla rivelazione, non avrebbero avuto la possibilità di vedere il suo contesto. Ci sono non meno di 40 studi che se non sono seri, non di gente improvvisata. Ma lasciamo stare, questo è stato importantissimo per noi, per me, probabilmente. Io, quando sono andato alla Cattolica, sono arrivato con, diciamo, una valigia di libri, dice Salvatore Scandinavo, lo sa, era un mio compagno. Io sono arrivato con una valigia di libri in cucera, e lì ci sono Jacques Maritain e San Tommaso d'Aquino. Io, terrone, sono arrivato con questa valigia, arrivato là, c'era Lazzati in commissione, che era un mariteniano, il quale avevo visto questo matto, e citavo Jacques Maritain, lui era un mariteniano. E lui un momento di sminuire, che sta succedendo, che meraviglia, eccetera. Papà non mi voleva mandare a fare filosofia, lo so raccontare questo piccolo episodio, io sono andato.
dato della cattolica a fare esame di un conto per incontrare il padre, cosa fare, cosa dire a padre. In conclusione, allora Lazzati mi portò gentilissimo in elettorato e mi disse: mi dia il numero di suo papà, perché voglio parlare. Allora Lazzati chiamò papà e disse: oh, qua un giovane che la cattolica sarebbe felice di trovare morata, dice sì, di filosofia. Ecco dove è andato, perché mi hanno detto che era andato molto alle feste, invece no, andate poi a fare qualcosa. E così è cominciata la mia avventura di questa meravigliosa università. Bene, andiamo avanti perché... Ecco, la concezione tomistica è l'unica sfuggita alla critica hegeliana di essenzialismo. Si sente se mi metto qua? No? La teoria dell'essere come atto d'essere in grado di mostrare l'originalità della metafisica di Tommaso a confronto con quella di Aristotele dell'essere come ente, la quale si è il bersaglio della critica di Heidegger, cioè la concezione di Dio come essere, non come ente, ovviamente piaceva molto agli esistenzialisti, ma in realtà perché c'era un ambiente esistenzialista che si fu in grado di riscoprire queste pagine di Tommaso dimenticate da secoli, no? E infatti subito dopo padre Lotz, mi spiace che Massimo non ci sia, faceva eco a padre Cornelio Fabro, per esempio scrivendo questo: se è una domanda su Dio può essere posta in aria, se è una domanda su Dio, essa deve essere collocata all'interno dell'orizzonte dell'essere, non all'interno dell'orizzonte degli enti. Dio non è un ente, invece la posizione classica di Tommaso Aquino è questa: Dio è essere sussistente, egli è essere nella sua intimità più profonda, Dio come ente sarebbe una diminuzione, sarebbe troppo simile all'individuato. Concordo con quello che fa, dobbiamo seguire Tommaso e non la terra scolastica, che ha in larga parte o totalmente dimenticato l'essere. Ora la posizione di Dio in modo genuino significa sempre porre la posizione di Dio come essere sussistente. Sono cose note, no? Cioè, per chi studia Tommaso Aquino, sono cose piuttosto note. Questa concezione sottraeva Tommaso Aquino alla critica heideggeriana contro teologia e contro, diciamo, l'essenzialismo. Tommaso non è un ontoteologo e non è un essenzialista, così. Molti tutti, tra l'altro, padre Gozzi, era stato diretto di anni. Ecco, dunque, questa è la situazione, cioè con gli occhiali existentialism, non gioco romano, ma con gli occhiali dell'esistenzialismo, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che in questo testo almeno si riusciva a leggere S significa actum essendi, mentre prima di questo non si vedeva proprio niente. Dopo Heidegger, grazie a Heidegger, grazie anche a Kierkegaard, tra l'altro, almeno si poteva vedere questo. Questo sono veramente convinto di questo. Ripeto, non è nonostante alcuni pregiudizi o precomprensioni, avrebbe detto Gadamer, ma è grazie ad alcune precomprensioni che noi riscopriamo in testa del passato. Non è, anche quelli che dicono che rifuggono da interpretazioni teoretiche, cosa stanno facendo? Hanno un'altra interpretazione teoretica, cioè una storicista. Io posso identificare le precomprensioni dei testi cosiddetti storici, per esempio come Handel o Weishaupt, questi testi sono, hanno anche loro le loro precomprensioni. Vabbè, si può discutere. Però, meno male, grazie a Heidegger siamo stati in grado, poi grazie a Kant siamo stati in grado di scoprire altre pagine di Tommaso anche esse dimenticate. Ma sicuramente in questo caso è così. Va bene? Ok? Bene. Che succede? Può fare qualcuno clic? Ecco, clic. Sì? Clic avanti però, ecco. No, questo è indietro. Può clic avanti? No, no, questo è vedere ancora. Ecco, dai. Freddiamoci da sotto, andiamo avanti. Clic di nuovo, per favore. Ok, ah, benissimo. Oh.
adesso ci leggiamo insieme questa pagina, voi conoscete Gottlob Frege, io questo è abbastanza importante, certe volte ho l'impressione che noi, diciamo, guardiamo dei giornali diversi, cioè tu vuoi il giornale, contadina, altri ragioni. Ora, qui abbiamo sentito da tutto il mondo, possiamo dirgli qualcosa riguardo a Frege, visto che qualunque facoltà di filosofia del mondo oggi Gottlob Frege è un must. Se voi andate a Oxford, in qualunque modo, a parte Oxford, a Berlino, a Roma di Baviera, diciamo, nel mondo, Gottlob Frege è un studio. Okay. Allora, ce lo vogliamo leggere di nuovo. Cosa dice Gottlob? Diceva Gottlob, tra l'altro. Vediamo ora come i logici della scuola psicologica si lasciano sfuggire le distinzioni reali più sottili. Già ricordare che non afferrano la differenza tra note caratteristiche. A essa si connette la distinzione soltanto insistito tra oggetto e concetto, e quella tra concetti di primo e di secondo. E poi dice, di conseguenza, non possono dare una spiegazione giusta di quei giudizi che sogliono esprimersi con le parole esiste, si dà, in tedesco il testo era es gibt, es sind. Erdmann raggruppa in un tutto unico questa esistenza con la realtà verticale. Ma che cosa affermiamo noi a rigore come reale, vero? Dicendo per esempio che esiste e svede la radice quadrata di 4, lo affermiamo del 2 o del meno 2? No, qui non è nominato in alcun modo né l'uno né l'altro di questi due numeri. E se volessi dire che 2 è qualcosa di reale, dir o da sai densa o dirgli, in primo luogo sbaglierei. Vuol dire qualcosa di completamente diverso da ciò che intendo affermare, con la posizione esiste ma la ricercatore da pensare. Questa è forse la più grossa confusione che si possa immaginare. Che cosa voleva dire qui? Cosa voleva dire? Frege, vediamo se funziona. Ecco. Per favore, potete fare qui. Potete fare qui, per favore. Ecco, sì, questo è, togliamo questi due, dove a sinistra è la donna, questa coppia, Elisabeth Hanscom e Friedrich, la sua moglie, dobbiamo a queste due persone, due studiosi di primo ordine, non si capisce perché in Italia sono poco conosciuti ancora, dobbiamo a queste due persone la scoperta della portata metafisica di alcune pagine. Dico, è difficile. Proviamo andare avanti. Facciamo clic. Forza. Però posso. Ok, ancora. Ok, grazie. Allora, dice la dice, Frege aveva chiara coscienza di questa distinzione. Ora scriverò qua. Sebbene egli non avesse un interesse speciale in quanto logico matematico per le proposizioni riguardanti l'attualità presente. È una grande sfortuna che lui trovasse la dogmaticamente ripetuto nel senso raise del verbo sostantivo to be, è l'unico che la logica possa riconoscere come legittimo. I logici oggi riconoscono come legittimo. Perché l'altro significato presente quality è di enorme importanza in filosofia e come dirne solo danno da un trattamento sull'etico proprio la sezione di attualità presente alla forma di Ruiz o forse del francese, come non si sa. Allora adesso vi spiego, questo è difficile, secondo le slide, cosa si voleva dire. Frege voleva dire questo, anche nell'interpretazione che gli ha dato il nome del francese. Se io dico la radice quadrata di 4 esiste, e se dico poi dietro esiste, dico che questo è completamente. Nel primo caso la radice quadrata di 4 esiste, intendo esiste nel senso di un predicato di secondo livello. Cosa voglio dire? Voglio dire che mi riferisco alla proprietà, se volete, essere la radice quadrata. E dico qualcosa, non mi interessa tanto cosa, è la radice quadrata. In realtà, quello che voglio dire è qualcosa, è la radice quadrata. Vedete, quando io ridico la stessa cosa, non uso più
la ricerca del quattro, quando l'ho riprodotta, l'ho ridetta, ho detto qualcosa che era di fuori, per questo è salito. Ok? C'è solo una cosa, che tratta non ci passi di male. D'accordo? Quindi questo è già molto importante. Inoltre, si voleva dire che nel caso delle radici quadrate o anche delle proprietà o dei concetti, la sapienza esiste, dico la sapienza, l'onestà esiste, diciamo, per lo stesso. L'onestà esiste. In questo caso si parla delle svizzere, cioè cosa si vuole dire? Si vuole dire qualcuno è onesto. O, come si dice in termini di metafisica contemporanea, la proprietà essere onesto è esemplificata un numero di volte maggiore di 0. È tutta una pappardella che significa che io mi sto riferendo non a qualche individuo, ma mi sto riferendo alla proprietà. Io sto parlando della proprietà essere onesto o della proprietà essere radice quadrata. Quindi non mi sto riferendo a individuo. Sto dicendo qualcosa di una proprietà o di un concetto, di un livello. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quella proprietà è istanziata, cioè è esemplificata, un numero di volte maggiore di 0, cioè che dentro quell'insieme c'è almeno un esempio. D'accordo? Questo chi fa logica, chi fa filosofia analitica lo sa, ok? Però io non so quante persone stanno pensando. Questo è un senso dell'esistenza, ma c'è un altro, sono due. Il secondo senso è quando dico che è così. In questo caso, dice Frege e dice, la differenza di quando poi affermeranno l'asso qua è tutto, ma è molto cool dire tutto quantificatore esistenziale. Oggi proprio è considerato molto cool. Ma non è vero, secondo loro, secondo Frege, Peter Gitch, Colin McGinn e anche John Trentimani, Socrate esiste, Pietro esiste, non può essere descritto in termini di la proprietà essere Pietro e istanziata la prima volta. Perché? Perché Pietro non è una proprietà, è esattamente l'opposto di una proprietà. Perché la proprietà, per definizione, si predica di tanti libri. Quello è stato, quello è, può essere uno, due, tre, essere rosso, quella cosa è rossa, quella cosa è... Cioè si dice in molte cose, dice questo. Invece l'individuo, per definizione, è unico e ripetibile. Quindi chiedersi quante volte è esemplificato Pietro è stupido. Perché? È una domanda posta male. Perché? Perché è chiaro che c'è solo uno. Per fortuna, non è tutto. Mi voglio dire, per fortuna, già uno doveva l'individuo e tanto. Quindi, cioè, l'individuo per definizione è uno. Quindi non ha senso chiedersi quante volte è esemplificato Pietro, Giovanni, eccetera. Perché? Quindi in questo caso, siamo davanti a un senso completamente diverso di esistere. Cioè, siamo davanti a un senso di un predicato di primo livello, cioè un predicato che si riferisce a degli individui. A degli individui, cioè un predicato di individui, quindi di primo. D'accordo? Quindi due sensi di esistere. Uno, secondo cui, che può essere anche descritto senza usare più il termine esistere. Il secondo, che esiste, solo esiste, invece è un senso originale, fondamentale, di primo livello, nel quale noi non ci chiediamo quante volte è istanziata la proprietà essere Giorgia Meloni, per esempio, no? Ma ci chiediamo, esiste Giorgia Meloni, cioè è ancora viva, la regina Elisabetta esiste? In quel caso a noi non interessa un numero, interessa a lei, non una qualunque, no? Non solo una, ma proprio lei, non uno solo, ma proprio lei. Se mi chiedessi se esiste la regina Elisabetta, cosa voglio dire? Non quante esemplificazioni ci sono della proprietà di Elisabetta, ma ancora in vita no. Quando Andrello si chiedeva essere o non essere camminato così, mica aveva un problema matematico. Quante volte domani sarà istanziata la proprietà di analizzare? Mica si chiedeva questo. Si chiedeva, ma io domani sarò un individuo o no? Mi sarò tolto la vita o no? Quindi un senso completamente diverso dal quantificatore esistenziale. Questo è quello che sosteneva Frege nel discorso che lui dice.
Interessante, no? Almeno? Ok, andiamo avanti. Non capisco se sono io a cambiarlo, oppure se possiamo fare qui. Ancora, ancora? Ok, va bene, questo già ve l'ho detto, quindi andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo già ve l'ho spiegato. Ecco, Wirklich. Questo è interessante perché l'esistenza come Wirklichkeit, il tedesco Wirklichkeit, ha a che fare con Wirken, cioè con la capacità di produrre effetti. L'esistenza di individui, diciamo l'esistenza reale di individui, ha a che fare con la capacità di produrre effetti nella realtà. E anche il termine to act, present actuality sense, to act, è tipo Wirken, cioè la capacità di produrre effetti nella realtà. E questo vale per l'esistenza reale dell'individuo, non per la esistita esistenza. È pure un'esistenza, ma non è pure un'esistenza. Dove addirittura si può rinunciare, come ho detto, al termine esistente. Bene, andiamo avanti. Grazie. Andiamo avanti. Questa è la mia... Ecco, sì, questo ve l'ho già spiegato. Ecco, qua, non scusa, facciamo questo con Giorgio Veroni. Al contrario, secondo lui, il termine di Gottfried, nella produzione a chi esiste, o Giorgio Meloni esiste, si vuole poter attribuire l'esistenza a un individuo. Per questo non si può trasformare quella produzione in qualcosa è Achille, o Achille è già, o qualcosa è Giorgio Meloni, qualcosa Giorgia Melonizza. Questo, anche se qua mi sarete d'accordo, per diversi motivi, per un motivo legato all'arco del tempo, non si può dire. Andiamo avanti, per favore. Tommaso, dai. Andiamo. Ok, benissimo. Ora ci rileggiamo Tommaso, ok? Dopo aver riletto Frege, ci leggiamo Tommaso. E che cosa dice Tommaso? Dice questo. Come dice Aristotele, il termine ente si prende in due diversi significati. Due, non uno. Primo, in quanto esprime l'entità della cosa, in quanto si divide nelle 10 praticamente. E così si converte con la cosa. In questo senso, nessuna privazione è ente, quindi neppure il male. Sta parlando del male. Dica di una cosa da lungo, quindi vedete come il secondo senso dell'essere, quello del Ritz, è fondamentale per comprendere per esempio l'esistenza del male e anche per comprendere il senso dell'espressione di Dio esiste. Quindi mica pappardelle, mica stupidaggine, il secondo senso, cioè il Ritz senso o il Ritz senso, è molto importante in metafisica, altro che. In un altro modo si dice ente ciò che significa la verità della proposizione, la quale consiste nella composizione, la cui nota distintiva è il verbo è. E questo è l'ente che risponde alla domanda se, adesso. E in questo senso diciamo che la cecità è nell'occhio, o qualsiasi altra privazione. In questo modo anche il male è detto ente, per aver ignorato questa distinzione alcuna, considerando che alcune cose sono dette malvagie, anche per essere tutto male, oppure che il male è detto esiste nelle cose, credendo, forse una specie di cosa. Guardate che se voi vi leggete prima Frege, vi leggete questa pagina, dite, interessante, cosa dice? Dice che la produzione, il male esiste, si può e si deve trascrivere in termini di qualcosa, qualcuno è male. Quindi nel senso del gris, nel senso dell'esistente, proprio è veramente molto chiaro la vicinanza con Frege, come grazie a Frege rivalutiamo pagina con questa. Andiamo avanti per favore. Ecco, andiamo avanti. Ok, ecco, guarda. Prendiamo la frase che vi ho letto prima, vi ricordate l'esempio degli occhiali, no? Ecco, io vi avevo letto, l'essere significa l'atto d'essere, poi avevo messo puntini puntini. Ora vi leggo tutta la frase, senza i puntini. L'essere si dice in due sensi. Secondo il primo significa l'atto d'essere. Secondo l'atto significa la composizione della composizione. Cosa che ho scritto ci sono? Eliminiamo il secondo senso che non concerne se non indirettamente l'essere. Allora proprio eliminato dalla faccia. Possiamo andare avanti? Ecco. Bene, andiamo avanti. Grazie. Allora, è lo stesso identico testo. Con le lenti existentialist e con le lenti Gottfried. Vedete che lo stesso testo finalmente ce lo leggiamo tutto? È lo stesso testo, solo che mentre prima i tomisti esistenzialisti si erano concentrati su una parte, adesso finalmente ce lo leggono tutto. Okay. Perché? Perché anche il secondo senso
appunto Tommaso Aquino, molto sorprendente, no? Quando noi diciamo Dio esiste, non possiamo attribuire, non stiamo attribuendo esiste a Dio, possiamo solo dire qualcuno, qualcosa è Dio. Questo lo dice Tommaso mille passi. E mi mette sempre perché noi non conosciamo questo Dio. Molto semplice. Possiamo dire alla fine delle vie, e quindi qualcosa è la cosa prima, qualcosa è il primo del mondo, diciamo, qualcosa è la prima cosa fondamentale, e questa è quella che conosciamo. No? Quindi qualcuno lo può dire. Ma non vuol dire che allora noi non conosciamo Dio, lo possiamo conoscere solo se, nel senso esit of this. Quando finalmente lo vedremo faccia a faccia, potremo capire il senso di questa proposizione. Dio esiste, allo stesso modo con una comprensione il senso di Pietro esiste, Giovanni esiste e Laura esiste. Bellissimo. Tra parentesi, dice Tommaso, dopo aver letto Mosè nel Monte, che neanche Dio è il non proprio. Neanche Dio è il non proprio. Non è come Pietro. Neanche Dio sappiamo. Cioè, non è proprio qui. Esiste, in quel caso non è comunicato di un livello e non è come quando dico che sopra esiste. Secondo, il soggetto stesso di quella frase, Dio, non è manco il proprio di Dio. Andiamo avanti. Vedete come si. Andiamo avanti. Adesso un altro testo. Andiamo avanti. Ecco. Ta-dam. Questo testo è incredibile. Un testo bellissimo. Perché qui Tommaso precisa, o meglio, mostra un senso del secondo senso. Quindi in questo caso della resistenza. Diverso, dice una cosa un po' diversa rispetto a il male esiste qualcuno e non lo conosce. Dice una cosa più esistente. E dice questo. Essere si dice in due modi, sempre. In un modo significa atto d'essere, in un altro significa la composizione della proposizione che l'anima forma congiungendo i predicati. Questo non lo sa. Prendendo essere nel primo senso, non possiamo conoscere l'essere. Come non possiamo conoscere la sua essenza, l'ho detto prima, non lo possiamo conoscere. Possiamo invece conoscere il suo essere solo prendendo essere del secondo senso, come vi ho detto prima. E qui però aggiungo, sappiamo infatti che la proposizione che formuliamo su Dio quando diciamo Dio esiste è vera. Lo sappiamo, adesso è cominciato. Quindi, cosa vuol dire in questo caso? Dio esiste significa che è vero che Dio esiste. Quindi qui abbiamo l'essere come vero di cui aveva parlato questo. Cos'è l'essere come vero? Slide successivo. Questo è un punto importante. Andiamo avanti. Ok. Vi leggo solo la prima. Questo è il commento alla metafisica, dove Tommaso spiegando questo per spiegare che cos'è l'essere come vero. E qua dice, in seguito dove risponde e scrive il non dell'essere, enuncia un altro significato dell'ente, secondo cui l'essere e l'è significano la costituzione della produzione, che l'intelletto forma componente. Per cui il filosofo osserva che l'essere significa la verità della cosa, oppure come recita più correttamente un'altra traduzione, che l'essere significa perché qualcosa che viene detto è vero. Poi più avanti dice, infatti, quando diciamo che qualcosa esiste, vogliamo dire che la proposizione è vera. Che significa? Sì. Vedete che lui, citando un'altra traduzione, in realtà questo testo è il commento di Averroè, anche lui non tanto pensava di citare un'altra traduzione, ma stava citando il commento di Averroè. Cosa dice? Dice che è vero, non è una proprietà, diciamo, la verità non è una proprietà delle cose, non è neanche una proprietà di concetti, ma è una proprietà di proposizione. Noi diciamo è vero di fronte a una proposizione. Quello che poi è detto è vero. Infatti poi corre dice, perché qualcosa che viene detto è vero. Quindi è vero
È vero che? Socrate sa, è vero che? Quindi è vero che si riferisce a una proposizione, non alla cosa, non al concetto, non alla proposizione. E che cosa dice? Dice questo è vero che, cosa vuol dire? È vero che Socrate sa, è vero che non esiste, è vero che. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa che crediamo in un altro caso. Possiamo fare qui? Andiamo più avanti. Questo è un testo che abbiamo protetto da poco con i miei ragazzi, diciamo. Ecco, Tommaso dice che è vero che si può anche dire semplicemente est. Voi sapete che in greco è un tipo, cioè un senso di esti, che è anteposto a una proposizione, esti Socrate significa. E oggi si chiede, è il caso che Socrate è musico, è il caso che it is the case that, oppure it is true that, detto in latino est. Est, preposto a una proposizione, significa è vero che è il contenuto della proposizione. Ok? Interessante. Quindi significa che la verità, che cos'è? Nasce quando uno dice è di fronte alla proposizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che riconosce la relazione tra il contenuto di quella proposizione e la verità. Non è che la crede, la riconosce, riconosce c'è cioè una relazione tra la proposizione e la verità. E questo è un è, significa è tipo un è esclamativo. Guarda un po', guarda, coincidono proposizione e verità. Io lo riconosco e questo atto di riconoscimento in latino si esprime con est. Leggiamocelo perché questo è interessante, ma cosa avviene nel caso di enunciati interrogativi? Ah no, ecco, questo però non è Tommaso, ecco, questo è Frege di nuovo. Andiamo avanti un attimo così c'è pure scritto. Questo è Frege. Perché per comprendere di nuovo la portata metafisica di un passaggio che vi leggo subito dopo, è molto utile leggere questa pagina di Frege su cui c'è un giallo. Quindi Aristotele, no, questo no, prima per favore, prima, Frege ci dobbiamo leggere prima, se no non funziona. No, prima, se no tutta la liberation effetto. Ecco, questo sì, grazie. Ma cosa avviene nel caso degli enunciati interrogativi? Con un termine interrogativo articoliamo un enunciato incompleto, perché in un senso vero proprio solo grazie al completamento da noi richiesto. Non prendiamo quindi in considerazione il termine interrogativo. Diverso è il caso degli enunciati interrogativi, ci aspettiamo di sentire un sì o un no. La risposta sì dice la stessa cosa che l'enunciato assertivo. Perché per il suo tramite viene posto come vero il pensiero che è già interamente contenuto nell'enunciato interrogativo. Si può quindi formare un enunciato interrogativo a partire da questo enunciato solo. Eccetera, eccetera. Quindi il senso è questo, ve lo spiego. Io dico per esempio, Socrate è saggio, d'accordo? Frase all'indicativa. Un interlocutore mi dice, davvero? Socrate è saggio? Punto interrogativo. E io leggo, sì, indeed, si termina per dottore, sì, è vero, è proprio vero che Socrate è saggio. Analizziamo questa proposizione, Socrate è saggio, punto interrogativo. E analizziamo questa proposizione, Socrate è saggio, senza problemi. Dice il contenuto sono due, e cosa sono? Due predicazioni, anche lì abbiamo una cosa. Anche nella interrogativa, Socrate è saggio, soggetto, coppia, complemento oggetto, condizionamento. Il punto interrogativo cosa fa? Toglie la forza assertiva. Cioè, come dice, Socrate è saggio, abbiamo un'applicazione, ma non abbiamo un'asserzione. Ebbene, la differenza fatta da Frege tra predicazione e asserzione è considerato il pilastro fondamentale della filosofia di Kant. Tanto quello che qui
che ci dice the Frege Point, cioè il punto di Frege. Ok? Dice, tra un'interrogativa, Socrate saggio, e una invece è una risposta, sì, Socrate saggio, abbiamo un'enorme differenza e si capisce meglio in un dialogo, che ripeto. Io dico, Socrate saggio, l'interlocutore dice, davvero, Socrate saggio, a quel punto sono costretto a rivelare, a tirare fuori la forza assertiva, cioè a dire è vero questo che sa. Perché nel primo caso dobbiamo anche recitare, essere in un teatro, dirlo in modo ironico, tipo sì, Socrate saggio, no? Senza impegnarmi a dire il vero che. Se l'altro invece mi scrupulia e mi interroga, Socrate saggio, da me Socrate saggio, risposta, sì, è vero che, Socrate saggio. E questo è vero che, Socrate saggio, Tommaso dice, si può dire semplicemente, yes. E questo è il senso dell'essere come lei, dove il soggetto riconosce la relazione tra una persona e l'altra. Andiamo avanti adesso e tra poco finisco. Aristotele, ecco, questo è molto importante. Molto importante. Questo testo di Tommaso qui, dimenticato per sempre da tutti. Aristotele inizia tutto con l'affermare che un ente si dice come vero, ossia che non significa nient'altro se non la verità. Quando infatti formuliamo la domanda se l'uomo sia un animale, si risponde che lo è. Oppure si potrebbe dire si risponde sì, sì. Con la qualcosa si intende dire che la condizione permessa è vera. Come interrogiamo se sia uomo o est anima, rispondendo quod est, per quale significato proposizione premessa essere. Guardate come è simile il testo di Tommaso quello di Frege. Anche Frege aveva detto quando si risponde a una domanda l'altro è costretto a dire se ci crede o no, cioè quanto impegno ontologico si direbbe oggi ci mette. Prendete ad esempio una tecnica, quindi è una proposizione senza assenzione, cioè senza dire è vero che. Ti dico solo Putin è il migliore del mondo, ma non ti dico è vero che Putin è il migliore. C'è un'enorme differenza tra una semplice predicazione e un'assenzione. E nel gioco di domanda e risposta io sono costretto a dirti sì è vero che oppure non è vero che. E questo è vero che, non è vero che, Tommaso dice si dice est. Vi ricordo che in latino sic est è sì, il nostro sì deriva da sic est. Quindi potremmo anche dire la risposta è est, ma che vuol dire anche sì. Come dice la fede? È identico a fede, è spaventosamente identico a fede. E grazie a fede discutiamo questo. Quindi Esther si usa per Socrate est, okay. Si usa per sapienza est, ok? Quindi Socrate est ha questo essere. Sapienza est è svinta l'esistenza. Ma poi c'è l'essere come vero che è che l'uomo sia un animale est. Est affermatio opposta negazione, per esempio. Cioè il contenuto di quella proposizione a quel punto. Può essere qualunque cosa, può essere la negazione, il male. L'importante è che il soggetto riconosca con un è, est, la relazione tra quella condizione e la realtà. Perché la verità, per il soggetto e per Tommaso, non è una verità di cose, non è una verità di concetti, ma è una verità di proposizioni che corrispondono alla verità. E questa corrispondenza dice est. Andiamo avanti. Grazie. Ah, adesso c'è del latino, non vi preoccupate, andiamo avanti, ho messo anche la traduzione. Quella era Boerz. Boerz, ecco, andiamo. Questo è Boerz. Basta. Cosa stiamo facendo a Lucerna? Io ho vinto qualche finanziamento di ricerca, 5 milioni, e ho 13 ricercatori che lavorano con me. E che cosa stiamo facendo? Stiamo ricostruendo la biblioteca di Tommaso d'Aquino quando Tommaso d'Aquino commentò la metafisica, quindi stiamo ricostruendo la biblioteca di quel passaggio che vi ho appena letto. E stiamo scoprendo cose bellissime, interessantissime. Ogni settimana ci dice, oh, ho scoperto questa testa. Cioè, ci leggiamo di nuovo
testi che leggeva Thomas Aquino. Ok? Quindi ricostruzione storica, storia filosofica, se volete anche filologica, a partire dalle lenti di Frege. Grazie, non nonostante, grazie a Frege, scopriamo questi testi che sono completamente dimenticati dai turisti, no? Anche da Aquino diceva. Questo è Boezio e questo fa la sfondo al testo, uno dei tre testi che fa la sfondo al commento di Tommaso, quando dice quando studiamo a est dobbiamo impegnarci sulla verità della proposizione. Qui si vede che Tommaso, non lo dico tutto, no? E qua si dice, per esempio, se qualcuno risponde è, se qualcuno risponde è, la domanda è il mondo è un il mondo è un animale, se diventa questa sola parola sembra contenere la vita terza, ma è sbagliato perché non è una sola, ma se si osserva la forza assertion reale della risposta è come se avesse detto il mondo è un animale. Quindi uno dice il mondo è un animale, cioè il mondo è un essere vivente, l'altro obietta davvero il mondo è un essere vivente, punto relativo, risposta est sì, è vero che il mondo è un'esistenza. Quindi la domanda dell'interlocutore costringe chi ha formulato la prima proposizione, che è una semplice predicazione, a rivelare, a tirare fuori il verbo. È chiaro che noi abbiamo motivi pratici, mica possiamo dire ogni volta che formuliamo una proposizione all'indicativo è vero che so che è stato verbo, sarebbe noi, però è implicito. È implicito non essere sicuro. E tutte le persone che chiedono l'altro alla proporzione che io ti amo, l'altro dice davvero, è la prova che non in tutte le frasi all'indicativo è contenuta la sezione lei o lui ha bisogno che l'altro dica ecco così, non si sta ragionando. Ok, andiamo avanti. Questo era Boezio che sta sullo sfondo, questo è Ammonio, andiamo avanti perché è in latino. Ovviamente noi possiamo fare il latino. Ecco, vedete qua è molto interessante. Il nuovo Ammonio commentando tutto il commento per le Renesse. Un capitolo perché dove si dice, questo ve lo leggo perché è interessante, perché secondo me the flag point in realtà è the Ammonius point. Ora, che non facciamo un'affermazione quando, senza che nessuno si faccia una domanda, diciamo il nome verbo, adesso è stato detto. Ma non è nemmeno possibile affermare qualcosa di vero o di falso quando usiamo nomi e verbi risposta alla domanda, anche se forse qualcuno suppone che potremmo fare. Quando qualcuno ci chiede come si chiama e noi rispondiamo Socrate, allora indica qualcosa di vero o di falso. E se ci viene chiesto cosa sta facendo Socrate e rispondiamo cammina, indichiamo qualcosa di vero o di falso. Ma come abbiamo detto nell'interpretazione di ciò che è stato detto sul verbo, è la combinazione della domanda con la risposta che produce un'espressione completa a significare il verbo e il falso. Molto. Cioè, se io dico solo so, dico solo sì, questa sola parola non ha un valore di verità perché non è una condizione. Ma se è collegata a una domanda, allora sì che è un valore di verità. Cioè, Socrate è saggio. Davvero Socrate è saggio? Sì. Questo sì ha un valore di verità, proprio perché è una risposta. In fondo si può dire sì, Socrate è veramente saggio. Sì, è veramente saggio. Quindi una parola da sola non basta a essere o vera o falsa. Ma se è una risposta, allora basta. Perché è collegata alla domanda. E quindi vuole in realtà, tipo dire, quindi, in tedesco c'è doch. Do, non so più, non so il testo. Do è la riaffermazione dopo quello che mi ha messo in dubbio. Quindi, yes indeed. Andiamo avanti, l'ultimo testo. Ecco, questo è l'italiano. Ecco, vedete? Andiamo avanti che così vi dico chi è. Ecco, guardate. Diogene Laerzio. Diogene Laerzio, parlando degli storici, fa riferimento a questa, secondo me, è la fonte, non è la fonte. Un'interpretazione invece è qualcosa a cui non è possibile rispondere con cenno, come a una domanda si può rispondere sì, ma bisogna specificare
per esempio, si vive questo determinato. Qui c'è tutta la metafisica del sì o dell'essere. Perché è interessante? Perché si vede che la prima modalità emerge in una domanda da dire. E una risposta è secondo perché questo senso meditativo emerge quando il corpo non mette in dubbio il contenuto della cosa. Ma questo è interessante da due punti di vista. E concludo. Per favore, altro. Ok. Grazie, andiamo avanti. Ok. È la prima conclusione, storico-filosofica. Voi conoscete Susan Boxen, un articolo di Susan Boxen sulla su Das Frege Plagiarized Toys? Ok. Nell'università inglese americana, quando fa il corso di metafisica, si studia adesso questo articolo di Susan Boxen che insegna a Olson College. Dove insegna la regina di una sorpresa. Questo articolo è molto importante perché ha demolito l'originalità di Frege. Perché? Perché ha fatto vedere che praticamente la maggioranza delle famose intuizioni di Gottlob Frege sono state prese da Gottlob Frege dal testo sulla storia della logica di De Schichter Dialogik di Karl Kant. Cioè, Bozzi ha fatto vedere molte famose pagine di Frege, tra cui quella che abbiamo letto prima, quando ho detto di Frege con, e ha fatto vedere molti testi degli stoici, per esempio, quelli che ci sono pervenuti tramite Diogene Laozio, citati da Kant. Quindi che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che nella casa di Gottlob Frege, a un piano inferiore, viveva un professore di logica che aveva appena comprato Kant, sempre un giallo, il quale, il professore di logica, aveva passato a Frege con una probabilità del 99%, aveva passato a Frege la storia della logica di Kant, che era di 2 anni. Nella storia della logica di Kant c'è un capitolo meraviglioso sulla logica degli stoici. Ebbene, Susan Boxen ha messo a destra il testo di Frege e a sinistra quelli di pratica che a sua volta avevano le citazioni di tutti i testi stoici, o meglio delle testimonianze sulla logica degli stoici. Quindi Frege dipende da Kant, ok? E Kant cita tra le altre cose a proposito di questo discorso del sì è vero che eccetera eccetera, cita che cosa? Cita Diogene Laerzio, ok? Quindi come mai il testo di Tommaso Aquino è molto simile a quello di Frege? Perché hanno la stessa madre, cioè Diogene Laerzio, ok? Frege, figurati se conosceva Tommaso Aquino, manco a parlare, ma neanche gli studiosi di Frege si sono leggi su Tommaso Aquino. Peccato che già prima di Frege fosse due Frege poi che avevano detto già 40 studiosi prima di Gottlob Frege. Frege senza dirlo ha plagiato gli stoici tramite Kant e c'è un dibattitone libero perché viene meno trova il padre, uno dei due padri della filosofia libera, uno è Frege e l'altro Wittgenstein. Tommaso Aquino, che abbiamo visto un testo identico, a proposito dell'essere come vero, da chi l'ha preso? L'abbiamo detto, dal commento di Ammonio al Periemenia e dal commento di Guerzo. Quale loro volta dipendono in un modo che è difficilissimo per capire, perché non è ancora stato tradotto di oggi e adesso, per vie molto difficili da capire, comunque questi due autori avevano assimilato dottrine degli stoici. Interessante, no? Noi stiamo facendo adesso un progetto di ricerca per ricostruire esattamente la genealogia dei testi che vanno da Tommaso d'Aquino attraverso Ammonio Guerzo fino a Diogene Laerzio più o meno. Ok? Stiamo vedendo un finanziamento. Finale teoretico invece, per favore, clic. Prego. Questo è il finale. So che è un animale, davvero? Sì, indeed. È proprio vero che sono un animale. Ti amo. Davvero? Sì, indeed. È proprio vero che ti amo. Attraverso questo est noi capiamo una marea di cose che riguardano anche la nostra vita pratica, no? Il senso dell'essere.
come me. L'ultima slide, protagonista e interpreti, e te ci sono, Martin Heidegger, Peter Lynch, ma soprattutto Tommy, santo nostro. Grazie.